Dopo le superiori ho preso il percorso universitario in scienze agrarie e durante il quale ho proprio sentito il bisogno di concretizzare gli studi che stavo facendo e così ho deciso di mettere in piedi un allevamento di 40 ovini di razza massese, una razza autoctona del territorio. Credo che il recupero di razze autoctone sia importante per non perdere la nostra biodiversità nazionale e inoltre hanno un impatto positivo sul territorio in quanto vivono in simbiosi. Non ho mai avuto paura di niente, non ho mai avuto paura di pregiudizi, sono sempre andata per la mia strada, ho sempre seguito il mio sogno. Carolina Leonardi è già un simbolo della resilienza al femminile e del sogno green delle nuove generazioni. La 28enne versiliese è fra le più giovani allevatrici d'Italia. Laureata in scienze agrarie all'Università di Pisa, discutendo una tesi sui formaggi, è titolare di un'azienda agricola e agrituristica di Pian di Lago, a Stazzema, ai piedi del Monte Corchia, 1000 metri sul mare. È subentrata in azienda i genitori, che però non erano pastori. Carolina è infatti la prima in famiglia ad allevare pecore. Ma è un mondo sano, un mondo a contatto con la natura e è un mondo che dà anche tanta soddisfazione. Non nego che è anche un settore molto complicato, che insomma duro, faticoso, ma posso dire che ci sono anche tanti ragazzi che vorrebbero inseguire questo sogno, vorrebbero lavorare sia in agricoltura che con l'allevamento. Credo che ci vogliano più aiuti nei confronti degli enti preposti. La giovane imprenditrice, che ha frequentato anche l'Accademia Internazionale dell'Arte Casearia, ha ricevuto uno speciale riconoscimento floreale assegnato in occasione dell'8 marzo da Donne Impresa Coldiretti e dall'Associazione Floricoltori Fioristi Italiani. Ma fra 20 anni come si vede? Spero di aver ingrandito la mia azienda, spero di arrivare a un numero ancora maggiore di capi per poter produrre ancora più formaggi e più prodotti, per chissà, magari in futuro esporterò.